Ci sono alcune persone che mi hanno chiesto di poter intervenire. Io direi possiamo fare appunto un brevissimo giro di interventi per chi avesse appunto voglia di chiedere qualcosa o di dire qualcosa in proposito, e poi massimo direi per le 7:30, quindi fra 10 minuti. Chiudere la giornata di oggi con l'ultimo, diciamo, l'appendice finale, quindi la conversazione con il nostro Riccardo, che è stato qui a Lobriano con noi nell'ultima settimana insieme a Matteo Lefebvre e Giovanna Fiordaliso, e insomma vi pregherei di rimanere anche per questo appuntamento. Quindi se ci sono domande, interventi. È un suggerimento per la prossima edizione che prende spunto dalle. Un suggerimento per la prossima edizione che prende spunto dalle ultime parole del professor Patrizi. Il Wilco che andrebbe anche. Visto nel contesto sociale in cui è vissuto, quindi fare una ricostruzione. Allora, io sono testimone di Wilco che a Velletri, 1961-1970. Ho partecipato ai movimenti degli anni, primi anni 70, la Sapienza, poi Wilco che è venuto qui a Lubriano. Beh, insomma, Wilco che ha vissuto un bel fermento sociale e veniva fuori dal peronismo in Argentina. Quindi, se c'è qualcuno, qualche professore che vuole inquadrare Wilcock nel contesto socio, culturale dell'epoca, magari per la prossima edizione sarebbe benvenuto, almeno dal mio punto di vista. Grazie. C'era un altro intervento. Manuel Anselmi, italo-sudamericano. Ma io non sono un letterato, però sono un appassionato lettore di Wilcock che partecipo al comitato scientifico. No, la cosa interessante da lettore è il parallelo con Borges, no? Che è molto più di un parallelo. Perché Borges legge Russell, Wilcock legge Wittgenstein. Che è un parallelo non da poco. Borges, entrambi, a proposito del fermento sociale, odiano il concetto di nazione. Il peronismo l'hanno vissuto come, in un modo proprio, ci sono le pagine famose di Borges su che la nazione è proprio un concetto arcaico, primitivo. E hanno sviluppato veramente, poi è la ragione di questo festival e la mia partecipazione, di portare qua scrittori stranieri che possano venire qua, dare una prospettiva di intellettuale cosmopolita di questi tempi, poi ce n'è bisogno in Italia. C'è il fatto che si scriva in un'altra lingua, si rifiuti una cittadinanza stato-nazione centrica, si possa passare da una tradizione culturale, da una variante latinoamericana a quella italiana, entrarci, lei diceva appunto quest'italiano che è quasi fuori del tempo, però allo stesso tempo c'è molto Livio, no, lui legge Tito Livio, quindi attinge al latino, cioè c'è una struttura pure, qualcuno diceva attica, ma c'è una struttura latina molto forte. E quindi la prossima, più che altro il mio intervento è questa relazione con Borges alla luce appunto di come elaborano anche una competizione. Poi dice, la stessa struttura dei racconti è una struttura quasi del Tractatus di Wittgenstein, io vengo studi filosofici. Cioè, c'è un personaggio. Le microstorie di Borges sono delle scene, ambiscono al mito. Qualcuno diceva non c'è la metafisica. È vero, è immanente. Cioè, c'è un fantastico immanente, non c'è una trascendenza, non c'è, il mito scompare. Scompare una prospettiva interna, molto solitaria pure nel senso esistenzialistica, è tutto costruito su un personaggio, cioè come gli atomi soli, un personaggio.
Quindi la mia proposta del prossimo anno sarebbe bello chiamare magari un esperto di Wittgenstein che legga Wilcock per vedere quante tracce di Wittgenstein ci stanno, e quindi chiudo. Grazie. Bene, grazie per queste sollecitazioni, insomma, possibili chiavi di lettura e di sviluppo. Non so se ci sono altri interventi. Se così non è, come appunto non è, inviterei, vedo che Riccardo è fuori, sta fumando, intanto chiederei a Matteo Lefebvre e a Giovanna Fiordaliso di venirci. Facciamo così come i cantanti o i presentatori. Intanto vi ringrazio per essere ancora qui ad ascoltare quest'ultima parte della giornata dedicata a Juan Rodolfo Wilcock, che, come spiegava Giorgio Nisini, che ringrazio insieme ovviamente anche all'amministrazione del Comune di Lubriano, che si conclude con la presenza di uno scrittore spagnolo, nella fattispecie Ricardo Menéndez Salmón, qui alla mia destra, come figura che è stata qui per alcuni giorni e ha potuto, diciamo, godere del medesimo paesaggio di cui ha goduto Wilcock, che in realtà hanno goduto anche altri diversi autori italiani e non. Ricardo Menéndez Salmón, per venire subito al dunque, è uno degli scrittori spagnoli contemporanei dell'ultima generazione, tra i migliori, tra i più continui, nonostante la giovane età, è del 71, ha pubblicato tantissimi libri, molti dei quali romanzi, che hanno avuto un ottimo successo di critica e in parte anche di pubblico in Spagna, e che in Italia già hanno conosciuto diverse traduzioni. Il suo editore italiano per diversi anni è stato Marcos y Marcos di Milano, che ha pubblicato alcuni dei suoi libri. Ve li elenco perché magari possiate ricordarne qualcuno. Si è fatto conoscere qua in Italia con il libro L'Offesa nel 2008, era uscito in Spagna nel 2007 per l'editore Seix Barral, il famoso editore di Barcellona, con il quale in linea di massima ha pubblicato quasi sempre Riccardo negli ultimi anni. Poi la raccolta di racconti Gritar, all'interno della quale vi è il racconto I cavalli blu, con cui ha vinto il prestigioso premio Juan Rulfo per il racconto in lingua spagnola, il corrector, poi Derrumbe, e poi negli ultimi anni La luce es más antigua que el amor, un libro tradotto in Italia come La luce più antica dell'amore, e Niños en el tiempo, Bambini nel tempo, con il quale nel 2015, nell'edizione italiana 2015, è stato anche finalista al premio Strega europeo. Ci sono altri libri ovviamente che ancora sono inediti in Italia, in particolare il libro Medusa del 2012, di cui poi magari parleremo un po', soprattutto con Giovanna, e anche gli ultimi Il sistema e Homo Lubitz, che è proprio del 2018. È con noi, oltre a Riccardo Menéndez Salmón, Giovanna Fiordaliso, che è una amica e collega dell'Università della Tuscia, studiosa di letteratura spagnola contemporanea, una contemporaneista che diciamo ha iniziato studiando gli autori a cavallo tra 8 e 900, ma anche con incursioni seicentesche, e che ha lavorato sia sul fronte delle autobiografie sia sul fronte per esempio di grandi narratori come Pio Baroja negli ultimi anni, e con la quale 7 anni fa, se non abbiamo fatto male i conti prima mentre parlavamo, abbiamo accolto già Riccardo presso l'Università di Viterbo nell'ambito di alcuni incontri con scrittori. Due parole ancora prima di lasciare la parola anche a loro. Riccardo non è soltanto un narratore, non è soltanto uno scrittore, diciamo, di fiction, è stato anche editore presso una casa editrice meravigliosa di Oviedo, KRK, nella quale si pubblicavano opere di grandi scrittori delle più diverse nazionalità. È ovviamente, come capita a molti scrittori spagnoli, presente anche nei quotidiani nazionali, ha lavorato al
per esempio al supplemento culturale dell'ABC, che è uno dei quotidiani storici spagnoli, e lavora ovviamente anche su, con diverse riviste e altri media. Grazie intanto per essere qui con noi. I suoi romanzi sono stati pubblicati, vi dicevo, da Marcos in Marcos. Uno di questi, quello che io come sempre ti dico è il mio preferito, Medusa, invece, no, visto che prima avete parlato anche della Medusa a proposito di Wilk, che non è fatta apposta, non c'è una regia dietro, però viene molto bene per noi. Ecco, Medusa per esempio è un romanzo che è rimasto ancora in edito, so che anche Giovanna, che ha proprio scritto di questo libro, forse vuole partire da lì per introdurre la prima domanda a Riccardo. Questa sarà una conversazione, è un dialogo a tre. Posso dire qualcosa? Certo, adesso parlerai sempre prima tu. Prima di tutto vorrei ringraziare a Valentino e per estensione al Comune di Lubriano. Vorrei ringraziare Matteo e Giorgio per l'invito e vorrei ringraziare la famiglia Misassi che mi ha aperto non solo sua casa ma suo cuore questi giorni. Quindi Maurizio, Antonio, ti ringrazio. E chiedo scusa se in qualche momento do un salto al itagnol. Forse mi manca una parola perché io capisco benissimamente l'italiano, lo parlo in famiglia, ma a volte per esprimere il mio pensiero nel termine della letteratura non trovo la parola giusta, quindi forse uso un termine strano, quindi sarà chiedo scusa. Beh, ma in un convegno su Wilcock puoi usare la lingua che preferisci. Vai. Grazie. Si sente, sì. Grazie, ringrazio anch'io gli organizzatori, l'amministrazione di Lubriano, ringrazio Giorgio Nisini, ringrazio Matteo e poi chiudo i ringraziamenti. Ringrazio Matteo perché mi trovo a distanza sì, di quasi 7 anni, mi ritrovo così catapultata indietro nel tempo. 7 anni fa eravamo nella stessa disposizione, formazione. Nella stessa formazione, in questo modo, nelle aule dell'Università di Viterbo, dove io, fra le altre cose, ero appena arrivata appunto insegnando letteratura spagnola e avevo avuto occasione, e in questo appunto ringrazio Matteo che mi ha permesso di conoscere Riccardo, avevo avuto occasione di portare nelle aule appunto della mia università a contatto diretto con gli studenti uno scrittore, proprio perché avevo percepito così nella mia esperienza breve, però comunque che all'epoca già avevo, di insegnamento di letteratura spagnola, avevo percepito quanto gli studenti sentissero la figura dello scrittore come qualcosa di così di lontano, di inarrivabile, e invece in questo modo qua appunto hanno avuto modo di toccare con mano e di conoscere lo scrittore in carne e ossa, di fargli di rivolgergli delle domande e di togliersi anche qualche curiosità. 7 anni fa appunto, un po' meno, 6 anni e mezzo, era fine 2012, era appena uscito appunto Medusa, e in questo io condivido l'opinione di Matteo, è anche per me, per quanto sia una diciamo lettrice appassionata di tutto quello che Riccardo ha scritto, però Medusa resta anche secondo me è uno dei suoi romanzi che trovo più interessante, perché è ricco di tantissimi spunti, perché ci sono una stratificazione di livelli di lettura, è una mescolanza di generi, ha una struttura anche molto particolare, dove forse, e questo ecco da qui vorrei appunto cominciare a chiederti, dove forse la finzione, visto che abbiamo parlato, abbiamo sentito, no? Abbiamo ragionato di rapporto tra realtà e finzione, la modalità di rappresentazione, che cosa c'entra o in che modo l'invenzione entra in gioco, no? Nella rappresentazione poi della realtà e della storia. Ecco, in Medusa, che purtroppo appunto ancora non abbiamo tradotto in italiano, ma magari è una lacuna che potremo colmare, Medusa è, dico giusto 2 parole di presentazione per chi non conoscesse appunto il romanzo, è la storia di un giovane tedesco che in virtù della sua passione per la fotografia e per la pittura, quindi è un pittore, un fotografo, filma, raccoglie immagini e diventa, diciamo così, entra a servizio, quindi diventa propagandore del regime nazista, quindi ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e Proasca, appunto il protagonista, raccoglie, filma, dipinge. Quindi il romanzo, dicevo, è un romanzo a tutti gli effetti, c'è però, questo ti chiedo, una cornice in realtà fittizia che ci porta verso il saggio, verso un certo tipo di rappresentazione della storia. Cosa c'entra tutto questo con Medusa? Cioè con Medusa intendo il mito, con Medusa come gioco di sguardi, perché poi questo è, no? Sì. E con il quadro che è presente, il romanzo si chiude proprio, no? Con questo confronto tra i 2 quadri, la Medusa di Proasca e la ben più celebre Medusa, no? Quindi sì, è interessante perché qui si è parlato del centauro, no? E
Per me il centauro è una figura molto, molto vicina dal punto di vista di quello che significa la creazione della letteratura dal modo che io la concepisco. E gli scrittori che a me piacciono sono quelli che sono un po' centauri, hanno un po' di romanzista, ma hanno uno sguardo per la filosofia. Io ho studiato filosofia, quindi questi, la mia formazione non è una formazione in letteratura, è una formazione in filosofia, quindi penso che sia importante. Voglio dire, mi piacciono gli scrittori che discorrono, navegano tra varie acque, no? Che non sono, sono pesce di acqua dolce, pesce del mare aperto. In questo senso ho sentito molto vicino alla figura di Wilcox. Il professore Gialloretto parlava prima di, ha detto la parola ventriloquo. E io penso che l'scrittore, in certo senso, è un imitatore di voce, no? Per usare il titolo di Thomas Bernhard, che per me è forse è lo scrittore più importante della seconda metà del secolo XX. E penso che in questo senso è una specie di ermeneuta della singolarità, della stranezza, no? E ho sentito in questo senso molto vicina la figura di Wilcox. E con questo personaggio, con questo Proasca, io ho cercato in modo di aprire un dialogo con diversi sguardi a diversi punti della realtà che ho trovato verso le arti plastiche, verso la rappresentazione, sia attraverso la fotografia, il cinema o la pittura, no? Quindi questo mi ha dato la possibilità di stabilire un dialogo con tanti angoli sulla storia moderna dell'Europa, che è stato sempre il mio tema, il tema prediletto, e soprattutto sul tema del male, che per me è il cuore di quello che hago. Per me la pregunta per il male è la pregunta seminale, e quasi direi che la pregunta che nessun scrittore cosciente può omittire, no? Penso sia la pregunta, è la domanda, eh? Cioè la domanda che si fa sempre lo scrittore è quella, la domanda seminale, la domanda più radicale, la domanda più intensa che abbiamo da fronte da noi è quella per l'esistenza oggettiva, fisica, storica, l'incarnazione storica del male, no? Quindi io ho trovato in questo personaggio che ha una peculiarità che forse a Wilcox le piaceva. È un uomo che lo ha visto tutto, lo ha guardato tutto, lo ha rappresentato tutto, ma nessuno lo ha visto. Non esiste nessuna rappresentazione di Proasca, di se stesso. No? Sì. Quindi questo, legato al fatto del mito della Medusa, quello che rappresenta, gli occhi che ti guardano in faccia e diventi pietra, mi serve per fare una specie di traveling sulla storia del secolo XX legato alla storia del male e legato alla storia del nazismo. E in questo, appunto, proprio perché si tratta di fotografo, pittore, no? Quindi c'è anche questa relazione tra, appunto, la scrittura e fra la letteratura, la scrittura e le immagini, appunto. È anche un tuo modo di riflettere sul ruolo dell'artista, sul ruolo dello scrittore anche, cioè quale posizione prendere, da che parte stare, in che modo impegnarsi e appunto essere un scrittore compromettito, in che modo, di che forma, di che parte. Io so che la parola compromesso è una parola un po'... Sì, che sarebbe impegnato, no? Sì, è un po'... Io mi piace di più la parola responsabilità. Io penso che lo scrittore, ancora oggi, in un mondo dove la letteratura ogni volta diventa una cosa più, non so come dirla, no? Senza fare sangue, penso che se tu sei veramente cosciente di quello che fai, sai che scrivi per poche persone, almeno io capisco che la mia opera funziona così. Quasi scrivi per quello che Stendhal chiamava The Happy Few, no? La letteratura, quella che io amo almeno, sta diventando un po' un luogo di asilo, quasi, no? un posto per poche persone. Non vorrei usare la parola elite perché non mi piace, ma ho la sensazione di che
la industria editoriale ogni volta ti spinge di più a questo punto, no? Quindi invece io continuo a credere che la letteratura ha una forza enorme per essere un intervento sulla contemporaneità, per essere un modo di dialogare con quello che accade, per essere un modo di capire che noi siamo responsabili di quello che succede e che il nostro modo di rispondere alle domande della realtà è attraverso della creazione. Come questa creazione si incarna è altra domanda, no? Sì, ma se posso, proprio per dare un po' l'idea al pubblico anche dei romanzi che ho menzionato di Riccardo, anche lui ha sottolineato il problema, come il problema del male sia al centro di molte sue storie, di molti dei suoi primi romanzi. Possiamo considerarli ancora i tuoi primi romanzi, nella speranza che tu possa produrne molti altri. Per esempio L'offesa, che è quello con cui ha raggiunto la notorietà, era anch'esso ambientato, diciamo, nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, nel nazismo, come Medusa. Sono però personaggi che in un certo qual modo è come se fossero travolti ogni tanto dalla storia. Cioè, pur essendo protagonisti a volte di rappresentazioni ed azioni raccapriccianti, questo Proasca è praticamente una sorta di filmmaker dello sterminio, per cui lui ha ormai sviluppato una totale insensibilità e osserva, lui documenta e basta in tutte le varie forme tutto quello che ha fatto. Poi Non pago va anche in Sud America, a proposito di rapporti tra l'Europa e il Sud America, a filmare ciò che avviene nelle dittature, per esempio latinoamericane, una volta finito il nazismo, cioè diventa uno specialista del ritratto dell'orrore. Kurt, che è invece il protagonista del suo primo libro tradotto in Italia, L'offesa, è un sarto. Quindi sono sempre mestieri al margine, però un sarto che sta al seguito dell'armata tedesca che invade la Francia, per cui si occupa di rammendi e cose legate agli uniformi. Non è un protagonista della ferocia in senso stretto, però subisce, vede anche egli altra ferocia quando c'è la scena, no, in cui vede uccidere nella cattedrale tutta una serie di innocenti, e a quel punto lui di nuovo cerca una sorta di astrazione, si desensibilizza quasi artatamente, no? Per non subire la guerra. Anche il protagonista del Corrector, che il Corrector è l'altro romanzo, diciamo, di questa prima fase di suoi romanzi tradotti in Italia, il Corrector è, che tra l'altro si ispira in parte purtroppo ai fatti che conoscerete dell'11 marzo del 2004, se non ricordo male, quindi quando ci furono gli attentati a Madrid, no? Di matrice jihadista. E il Correttore, anche egli per esempio, mantiene una menzogna per tutto il tempo del romanzo, alla fine solo viene svelata, ma continuerà a vivere così. Sono sempre forme, diciamo, di non detto. È come se tu affrontassi la verità, ma allo stesso tempo i tuoi personaggi ci girassero intorno. Non so se puoi dirci qualcosa anche su questo, su come vedi il male. Forse è l'unica forma di affrontare il male. Io penso che il male produrre in tutti noi un doppio movimento, no? Per una parte de fascino e per l'altra parte di rifiuto, no? Quindi è un po' come i film di terror, no? Tu li guardi così, ma li guardi, no? Vuoi vedere al vampiro, vuoi vedere al cannibale, vuoi vedere a... quindi sì, è vero che i miei romanzi lavorano sempre su questa periferia, no? I protagonisti si muovono, trascorrono la periferia del male, ma allo stesso tempo non possono lasciare di alla fine essere spinti dentro del vortice che li prendi, no? Quindi, ma forse anche questo è una metafora del proprio fatto letterario, no? Voglio dire, il scrittore come un spettatore che guarda da un punto di vista un po' eccentrico, senza bisogno di essere al centro di quello che succede, no? Alla fine penso che questa storicamente è anche un po' la tradizione letteraria, no? Il scrittore è un testigo. Testigo si dice? Testimone. Un testimone, no? È uno che guarda, toma nota e poi racconta quello che è successo, no?
ma non con un animo moralizzante o non con un animo didascalico, ma con l'animo di che le cose non vengano sfuggite, di che non vengano dimenticate, di che esista un archivio. A me interessa tanto l'idea della letteratura come archivio, come documento, come palinsesto, se vuoi, no? Alla fine a volte penso, faccio un esperimento mentale, arriva una intelligenza extraterrestre e ti dice: ok, io voglio sapere cosa è successo in Italia negli anni 70 del secolo XX. Forse io direi non di leggere agli storicisti, ma leggere ai romanzisti. I romanzieri, no? Che hanno fatto il gesto di... Il romanzo come testimonianza addirittura più autentica della storia. Non so se più autentica, perché non credo che la parola verità sia importante per il... mi sembra che è molto più importante la parola verosimilità. Verosimilianza. Qui abbiamo parlato di il mio... anche alla fine, perché io stavo aspettando, mi mancava un nome in questa giornata Wilcox, e questo nome, lo ha detto alla fine, era il nome di Kafka. La ombra di Kafka per me era sempre, ma mi mancava, no? Io penso che Kafka è la massima espressione di come la letteratura, attraverso di un uso a volte stravagante, può illuminare con una forza unica il mondo. Se pensi, quante volte abbiamo trattato di capire cosa è l'uomo nel secolo XX, alla fine forse nessuno ha trovato un modo più intenso di capire cosa è stata la vivenza umana del secolo XX che in quel piccolo romanzo dove un uomo una mattina si sveglia, è uno scarafaggio. No, questo in realtà sembra buffo, ma questa periferia della letteratura, questo strano percorso che Kafka fa per illuminare la condizione umana, per me sembra una lezione indimenticabile, no? Sì, io mi inserisco in questa conversazione con in realtà due domande. Una che sicuramente ti avranno fatto e che ti feci già all'epoca, ma mi va di riproporla anche adesso, visto che hai parlato di Kafka, hai fatto altri riferimenti. Ogni scrittore ha sempre, no, dei modelli, dei maestri, voci altrui che si ripresentano e che confluiscono nella sua scrittura. Mi ricordo che all'epoca, se non ricordo male, ma insomma sono abbastanza sicura, mi dicesti che in realtà i tuoi modelli sono più al di fuori della letteratura spagnola, quindi sono più modelli che vengono appunto da altre letterature che non dalla tua. Io in realtà, leggendo e studiando i tuoi romanzi e occupandomi appunto di letteratura spagnola, penso ad autori che in realtà ti sono vicini. Ora non voglio rivelare nomi, magari ce lo dici tu. Questa è la prima domanda, quindi quali sono così i tuoi modelli, i tuoi riferimenti. L'altra, legata a questo discorso della rappresentazione del male, c'è un altro romanzo di forte impatto che secondo me merita leggere, questo sì è tradotto in italiano, anche se non è tradotto in italiano il titolo, cioè Derrumbe, quindi è la traduttrice, perché l'ha tradotto... pubblicato con Marcos Marcos. Derrumbe si intitola, no? Derrumbe. Quindi si mantiene il titolo in spagnolo, un romanzo che fa dove fai un... Sarebbe precipizio, sarebbe un crollo, sì, proprio. Crollare, Derrumbe, no? Dove no? Effettivamente crollare. Un equivalente italiano era difficile da trovare, quindi io capisco la scelta da parte della traduttrice che ha preferito mantenere il titolo in lingua originale. Un romanzo dove fai un'incursione decisa in un genere in particolare, cioè nel noir, potremmo dire, no? È un romanzo dove c'è un appunto omicida seriale, un serial killer e tutte le indagini, dove ci sono delle scene che sono veramente di, questo mi ricordo appunto, lo commentammo anche all'epoca, di fortissimo impatto, un romanzo che si legge tutto d'un fiato, e quindi anche questa è un'altra modalità con cui si rappresenta il male, che toccando fatti di cronaca nera forse è quello che può essere più vicino a un certo tipo di lettore, però anche qui con un approfondimento e con un intreccio di livelli di lettura notevoli. Sì, nel Rumbe quello che mi interessava era prendere un modello, come tu hai detto, il noir, in questo caso il giallo, no? Per andare di là,
per giocare un po' con i limiti, no? per dinamitare, si può dire, e dinamizzare, sì, due cose, il recinto, no? il luogo chiuso. E sì, la decisione di mantenere il titolo spagnolo è perché la doppia R del Rumbe è fortissima, no? E non trovavamo un parangone in italiano, perché la parola crollo anche in spagnolo, perché la parola del Rumbe ha un doppio significato, non solo ha il significato del derrumbe fisico di una struttura, ma anche il senso del derrumbe morale o etico, sia di un individuo sia di una comunità, no? Quindi queste due cose forse non trovavamo il modo di riprodurla in italiano. A riguardo la mia genealogia, che è altra parola che si è parlato tanto e che anche sento vicina, perché io credo che è molto importante per un scrittore capire da dove viene per sapere dove va, no? dove cammina. Io ho detto, per me Kafka è una ombra tutelare, per me è il scrittore più importante del secolo XX, non capisco la letteratura del secolo XX senza la sua opera. C'è un'altra forza naturale per me indimenticabile, che è quella di Follner. Io credo che Follner è l'altro grande scrittore del secolo XX, ma che mi interessa per un motivo diverso. Di Kafka mi interessa tutto, mi interessa sua ideologia, suo sguardo, quello di chi parla. Invece di Follner non mi interessa tanto il suo mondo, non mi interessa gli Stati Uniti, non mi interessa i problemi tra bianchi e neri, tra ricchi e poveri, tra nord e sud. Quello che mi interessa è il linguaggio. Penso che Follner è lo scrittore. Pierre Michon ha detto che, lo scrittore francese, ha detto che Follner insegna al resto degli scrittori del mondo la libertà della lingua. È un uomo che entra nel linguaggio senza nessun pregiudizio e ti obbliga in qualche senso a affrontare il tuo proprio senso di anche altra cosa che si è parlato qui, no? Parlando di Wilcock. E invece mia relazione con la mia tradizione di lingua madre è complessa. Io non amo tanto la letteratura fatta in spagnolo nel secolo XX, soprattutto quella legata al boom. A me non interessa il boom. Voglio dire, scrittori come Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, José Donoso, si è parlato qui, mi sono un po' lontani. Mi piacciono i primi romanzi di Mario Vargas Llosa, credo veramente che siano capolavori, La Casa Verde, Conversazione in la Cattedrale, La Ciudad de los Perros. Ma gli scrittori che a me mi parlano con intensità della tradizione spagnola sono gli antenati del boom. Juan Rulfo, Juan Carlos Sonetti, Alejo Carpentier, José Lezama Lima e soprattutto, e qui si devo alzare la bandiera Borges. Io credo sinceramente, parlava ieri con Natasha a cena, Borges è un buco nero nella letteratura in spagnolo del secolo XX. È un scrittore talmente grande, talmente importante, talmente inagotabile, che non ha senso parlare della letteratura in spagnolo senza il suo riferimento. E ancora oggi penso che noi non capiamo, noi spagnoli, o ispanoparlanti o ispanoscrittori, non capiamo che grande è stato questo percorso. Perché infatti qui si è detto, no, che il mondo di Borges non è un mondo particolare, non è un mondo legato né all'Argentina né alla Spagna, è un mondo per se stesso. No? Borges è una letteratura in se stesso, no? Quindi 7 anni dopo direi che aggiungerei, forse se non l'ho detto già in quel momento, che per me ovviamente la figura di Borges è centrale in quello che faccio, no? In quello che scrivo, e anche quello, perché io penso che Borges è anche un scrittore filosofo, un scrittore
dove tu non puoi ignorare il suo lato filosofico, no? Il suo ideario, la sua idea di che la letteratura alla fine è una forma di conoscenza. La letteratura è un modo per interrogare la realtà. La letteratura è una inquisizione perpetua, è una indagazione perpetua, è una exumazione, esiste in italiano? Esumazione, sì. È un modo di prendere quello che è sotto il terreno e guardarlo in faccia. E quindi direi che per me forse questi tre scrittori del secolo XX sono i miei tripodi, no? Kafka, Follner e Borges. E anche qui si è parlato di uno scrittore molto amato per me, siamo in Italia, della tradizione italiana, che è Giorgio Manganelli. No? Giorgio Manganelli è uno scrittore molto amato per me, perché mi rammenta certe cose di Borges, e perché anche credo che sia un tema che abbiamo parlato oggi qui. Io conosco poco la opera di Wilcock, no? Conosco la Sinagoga de los Iconoclastas, e conosco soprattutto il suo lavoro come traduttore. Come traduttore al spagnolo, per esempio, lui è il traduttore di Dino Buzzati in spagnolo. Il deserto dei Tartari e i racconti delle notti difficili sono tradotti da Wilcock al spagnolo. Ma lui è anche il traduttore per noi spagnoli di Kerouac. Questo è un po' Wilcock, che è conosciuto in Spagna per essere il traduttore di On the Road e dei Sotterranei, di Underground. No? E, mi sono perso, io non so dove sono. Beh, però ti posso recuperare io al volo, perché siccome tu ne hai parlato e io poi conosco non solo la tua opera ma anche i tuoi interessi, questo legame molto forte che c'è tra letteratura e filosofia. Per esempio, io parlando in un'occasione di te ho detto a dei colleghi spagnoli che tu mi sembri il più mitteleuropeo degli scrittori spagnoli, che sembra un paradosso. Perché? Perché la sua formazione è filosofica, quindi potremmo dire tedescocentrica, no? E si sente molto nei suoi libri il gusto per la digressione filosofica, perché i problemi che tocca li affronta sempre in una maniera estremamente non solo pertinente, ma anche partendo da una base, da un punto, e arrivando quasi sempre da un'altra parte. Cioè, non sono mai ovviamente romanzi a tesi, però c'è sempre sotto un sostrato, una base filosofica molto forte che guida anche molte volte l'azione dei personaggi. Ecco, questo rapporto sia in sé che funzionalmente all'interno dei romanzi. Ecco, come giochi con la filosofia? Per me la filosofia è un nutriente, no? Il magazzino che mi dà di mangiare, no? Io ho bisogno di un... Per esempio, i miei romanzi la trama non è importante. Diciamo che l'idea aristotelica di un argomento, un nodo, è un po', sì, una scusa, ma non è importante. Quello che mi interessa è cosa posso fare con quella storia, no? E quindi per questo mi piace la digressione. Torno un po' all'inizio della conversazione. Mi piace la novella saggistica, ma devo dire, la novella saggistica non è la novella di tesis. A me non interessa la novella di tesis, mi interessa la novella di idee, no? Mi interessa la novella, che il romanzo, che alla fine funziona, insisto, come un gran meccanismo di interrogazione sulle domande che il tempo, il qui e l'adesso ci propone, no? So che questo è rischioso, perché sai che una novella, un romanzo con troppa filosofia, era quello che diceva Camus, no? Tutto romanzo importante, tutto novellista di altezza è un romanzista filosofo, ma troppa filosofia ti allontana dalla vita. Quindi deve avere sempre ti allontana anche dall'editoria, sì, spesso. No, sicuramente. Deve avere sempre il modo di sbilanciare, no, di bilanciare questo dialogo tra vita e pensiero, no? Adesso prima
scusa, una cosa di servizio che non vedo Giorgio Nisini, fino a che ora abbiamo tempo? Cioè come ci possiamo regolare con, perché abbiamo iniziato più tardi, possiamo andare tranquilli? Verso mezzanotte, facciamo. Ecco, sì. Va bene, no, perché noi insomma almeno un altro quarto d'ora. Sì, magari un altro 10 minuti, un quarto d'ora, perché magari il pubblico è interessato. Scusa, ho chiesto figurati. Questa cosa, poi ti guardo quando è il momento. No, io ricollegandomi a quanto dicevi, appunto, dicevi nei tuoi romanzi non ti interessa la trama, no? Non ti interessa la costruzione della intriga fatta in un... Devo parlare di qua. Dicevo, non interessa il discorso della trama nei romanzi, ma più un discorso di approfondimento filosofico. Questo vale anche per i racconti, tu hai scritto anche racconti, no? Allora, come si pone lo scrittore nei confronti di due generi? Quindi siamo sempre in narrativa, siamo in prosa. Sì, ma sai il problema breve, con i racconti? Io adesso ho una relazione fracassata, no? È come un vecchio matrimonio, abbiamo chiuso strada, chiuso. No? Okay. Quindi, ma parlando sul serio, il racconto, anche perché sai che è vero che nella tradizione della letteratura fatta in spagnolo il racconto è nucleare, certo. Centrale. Noi abbiamo forse una delle più ricche tradizioni, sì, di racconti, almeno nel secolo XX. No? Per me è stata fondamentalmente una scuola. Una scuola per capire come gestire la lingua, come gestire le tempistiche, come gestire un uso asciutto, un uso che va all'ossa del linguaggio, no? Ma devo dire che negli ultimi anni ho trovato che la mia distanza come narratore già non mi interessa tanto il racconto, quindi sono già circa, infatti sono più di 10 anni che io non pubblico. Sì, sono le tue prime opere, no? Sì, sono raccolte, sì, di racconti, sì, sì. Oltre ai romanzi. Ma in ultimi 10 anni mi sono focato sul romanzo. No? Senti, un'ultima cosa, perché comunque sono le 8:10 quasi e quindi non vogliamo neppure trattenere troppo il pubblico. Ecco, una questione, l'ultimo suo libro uscito proprio lo scorso anno si intitola Homo Lubitz, un titolo che ci dà da pensare. Lubitz, forse ricorderete, Andreas Lubitz era quel pilota della compagnia aerea tedesca, qual è, German Wings, che partendo da Barcellona, dove, essendo diretto in Germania, decise di suicidarsi schiantandosi con tutto l'aereo e tutti i 150 passeggeri sulle Alpi. Forse qualcuno ricorderà questo. Ecco, questo è chiaramente un presupposto, è un discorso che riguarda Homo Lubitz, Homo scritto con l'H, quindi l'uomo Lubitz, diciamo, è un po' un discorso in cui tu dalla filosofia in senso stretto passi a una sorta di, io la definirei una fenomenologia quasi del male e un'antropologia caotica che è veramente inquietante, però all'interno di una trama romanzesca affascinante. Ora non voglio svelarlo, tanto voglio dire, speriamo che prima o poi venga tradotto anch'esso qua in Italia, però ecco, lì come arrivi tu alla... cioè, che cosa rappresenta per te l'Homo Lubitz? Ecco, per così no, magari... L'hai spiegato bene, la ricerca di una nuova fenomenologia umana, no? Perché penso che questo tipo, questo Andreas Lubitz, in certo senso è un epitome, è un bello specchio, ma è un cattivo specchio, ma è un interessante specchio dove guardarsi, nel senso che io penso che lui ha fatto una cosa, un atto, ha commesso un atto che rappresenta in certo senso direzione della contemporaneità, no? Questo bisogno di essere sempre presente, di spettacolarità, però allo stesso tempo di vuoto, no? Di anomia, di mancanza di senso, no? Quindi ho pensato che lui rappresentava bene, personalizzava bene, era un po' come un epitome di certe linee di forza che sono adesso in la contemporaneità. Va bene, io non so se Giovanna ha qualche altra curiosità. Beh, o soprattutto se il pubblico infatti, vuole chiedere qualcosa a Riccardo, così ci avviamo alla conclusione. Io intanto, prima di
di sentire voi o eventualmente Giovanna. Ringrazio Riccardo ovviamente per non solo per la sua disponibilità, ma anche per l'apporto che sta dando, in questo modo parlo da critico di professione, da ispanista di professione, alla letteratura spagnola ultima, una letteratura spagnola che in Italia non ha mai avuto una grandissima tradizione. Se quella ispanoamericana ha avuto il boom, un boom della letteratura spagnola non c'è mai stato, eh. E lui però, diciamo, della generazione più giovane è sicuramente, ho fatto i conti proprio l'altro giorno, uno dei più rappresentati in italiano, è uno dei più tradotti della generazione sua. Poi è chiaro, ci sono fenomeni più vasti di scrittori già acclamati, oltre che conclamati, come Marías, pensiamo anche Cercas, ma anche Clara Sánchez a sua maniera, no? A suo modo. Però ecco, in questo senso ti ringrazio veramente per la tua opera letteraria, per la tua disponibilità. Chi ha avuto modo di conoscere Riccardo in questi giorni ne avrà apprezzato anche il valore come persona, e se quando leggete i suoi libri potreste pensare che sia un personaggio cupo, spettrale, e invece vedete una persona molto più solare di quello che rappresentano i tuoi personaggi, a testimonianza di come la letteratura e la vita poi spesso e volentieri vadano. No, esatto. Per cui ecco, sentiamo, Giovanna, sei d'accordo? Sentiamo, sì. Se c'è qualcosa, sì, qualche curiosità dal pubblico. Ecco, Giampaolo Vincenzi. Quindi te lo devi andare, sì, a leggere, sì, la devo tradurlo e anche tradurlo. Altre curiosità, sentiamo se ci sono altre curiosità, no, da parte del forse per chiudere, sì. Questo che dici è vero, che il rapporto, siamo paesi vicini anche storicamente, anche per tanti motivi, no? Ma è vero che il rapporto, almeno contemporaneamente, tra la letteratura spagnola e la letteratura italiana è praticamente nullo. Mm-hmm. In Spagna si legge pochissima letteratura italiana, e arrivano solo, voglio dire, sai, grandi nomi, ma grandi nomi sanzionati dalla industria. Certo, il mainstream, così. Sì, noi, sai, Varico, certo, compagnia, no? Voglio dire, questi nomi che abbiamo parlato oggi, un Manganelli, un Bruno Munari, anche i grandi, voglio dire, nessuno legge già in Spagna a Pavese, a Sciascia, no, neanche lo stesso Wilcock, neanche a Calvino. No. È un deserto un po' la relazione culturale attraverso la letteratura tra la Spagna e l'Italia. Questo io non lo capisco bene perché succede, no? Però, per esempio, negli anni della dittatura, poi ora non voglio allargarmi né fare il professore, però negli anni della dittatura, al contrario, gli scrittori leggevano Pavese, Vittorini, Sciascia, Bassani, cioè li traducevano anche. No, ma guarda che i primi 80 in Spagna, Anagrama ha fatto strada in Italia, Balestrini, Celati, Wilcock. Manganelli, del giudice Roberto Pazzi, sì. Ma oggi sono tutti spariti. Forse anche in Italia negli anni 70 o 80 si leggeva una letteratura spagnola di qualità, no? Certo. Benet, sì. García Ortelano, i Goytisolo, Juan Marcelo, los hermanos Goytisolo. Invece oggi, tranne quelli nomi che hai detto tu, Javier Marías, ovviamente, sì,
forse Mugnon Molina un po' più, ma il resto È vero, è una letteratura quella spagnola storicamente negretta, speriamo di recuperare grazie sì. a Riccardo. No. Posso dire un'ultima cosa per così invogliare a leggere uno dei romanzi a cui tu Matteo hai fatto riferimento perché è tradotto in italiano, che precede Medusa di 2 anni, 2010 credo, no? La luce più antica dell'amore. Uno dei personaggi del romanzo si chiama Boccanegra ed è uno scrittore. Ci viene detto cosa succederà a Boccanegra nel 2040. No, no, vabbè, io non dico altro, quindi non aggiungo altro, però Boccanegra nel 2040 avrà 69 anni, giusto? Sì. E vabbè, niente, questo è un invito così, un invito alla lettura per suscitare un po' di curiosità. Io mi auguro di rincontrare Riccardo non fra 7 anni, magari prima, non nel 2040, esatto. E però che ci siano modo appunto di avere questi incontri che sono sempre sicuramente interessanti. Grazie. Grazie.